Buongiorno a tutti, vi presento la lezione numero 6 di diritto. Parliamo della Corte Costituzionale. Innanzitutto introduco le garanzie costituzionali. Il titolo quinto della parte seconda della Costituzione è quello relativo alle garanzie costituzionali, praticamente gli articoli che vanno dal 134 al 139. I costituzionalisti, cioè coloro che erano predisposti alla redazione praticamente della Costituzione, hanno previsto una serie di garanzie. Per cosa? A salvaguardia della Costituzione stessa, cioè in modo che non si possa modificare l'essenza della Costituzione. E vediamo quali sono queste garanzie costituzionali. La prima, innanzitutto, è l'esistenza, la creazione di un supremo organo, detto appunto Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale controlla che tutti gli atti normativi, cioè le leggi emanate dallo Stato e dalle regioni, siano conformi alla Costituzione, che è appunto la legge fondamentale dello Stato italiano. Inoltre, i costituzionalisti hanno previsto anche un procedimento legislativo più complesso, una procedura aggravata, come diremo più avanti, per la formazione di leggi costituzionali, che sono le uniche che possono modificare o integrare la Costituzione. E infine l'impossibilità di modificare la forma repubblicana. L'articolo 139, insieme ai primi 12 articoli della Costituzione, cioè i principi della Costituzione, non possono essere modificati. Allora, partiamo dalla Corte Costituzionale. Abbiamo visto che è un organo supremo di tutela della Costituzione, cioè vigila sull'osservanza da parte del legislatore delle norme costituzionali. È un organo che è subentrato nella Costituzione del 48, appunto, ma è stato però attivato soltanto nel 55. Non era presente nello Statuto Albertino, che non prevedeva un controllo di conformità delle leggi al dettato costituzionale. Perché? Perché lo Statuto Albertino era una Costituzione flessibile, tant'è vero che è stato possibile stravolgerlo, modificarlo e passare poi tanto facilmente al regime fascista. La Corte Costituzionale quindi è un organo al di sopra e anche al di fuori di tutti i poteri dello Stato, quindi legislativo, esecutivo e giudiziario, e le sue decisioni sono imparziali. Vediamo com'è composta. È composta di 15 giudici che sono nominati 5 dal Presidente della Repubblica, 5 dal Parlamento in seduta comune, cioè Camera dei Deputati e Senato della Repubblica insieme. Tre dalla Corte Costituzionale, uno dal Consiglio di Stato e uno dalla Corte dei Conti. Questi membri, questi giudici, sono scelti tra i magistrati, professori universitari, anche avvocati che hanno 20 anni di esercizio professionale. Quindi vedete che sono persone altamente competenti in materia giuridica e che rimangono in carica 9 anni e non possono essere più rieletti. Il presidente della Corte Costituzionale, invece, che viene scelto dai membri, appunto dai 15 membri presenti, rimane in carica 3 anni ed è invece rieleggibile. La funzione di giudice della Corte Costituzionale è naturalmente incompatibile con altre cariche, quindi un deputato, un senatore, un avvocato, un consigliere regionale non può fare anche il giudice della Corte Costituzionale. Vediamo nello specifico le funzioni. La Corte Costituzionale si pronuncia sulla legittimità costituzionale delle leggi dello Stato e delle regioni, quindi il cosiddetto procedimento di legittimità. Si pronuncia sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, tra Stato e regioni e tra le regioni stesse, il giudizio sui conflitti. Si pronuncia sull'ammissibilità del referendum abrogativo di una legge o di una parte di una legge, il cosiddetto giudizio sull'ammissibilità del referendum abrogativo. E infine si pronuncia sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, il cosiddetto giudizio di accusa. Analizziamoli tutti. Partiamo quindi dal procedimento di legittimità. La Corte Costituzionale, cioè, deve verificare che le leggi e gli atti aventi forza di legge che provengono appunto dal Parlamento, dallo Stato in generale, ma anche dalle regioni, siano rispondenti alle norme costituzionali e ai principi della Costituzione stessa, perché non si può emanare una legge che non sia conforme alla Costituzione. La questione da chi è sollevata? Non dai cittadini, ma da un giudice, dalla regione oppure dallo Stato.
Il giudizio della Corte può essere richiesto in via incidentale ed è quello che avviene durante un processo, per cui a un giudice sorgono dei dubbi riguardo una norma, la legittimità di una norma che sta per applicare. E allora, se ha dei dubbi, cosa fa? Sospende il processo e rimette gli atti alla Corte Costituzionale. Ma il giudizio può avvenire anche in via principale, cioè quando lo Stato che fa ricorso alla Corte contro una legge regionale che lo Stato ritiene incostituzionale, oppure quando è la Regione stessa che ritiene che una legge dello Stato o di un'altra Regione abbia invaso la sua sfera di competenza. Allora parliamo di procedimento di legittimità. La Corte Costituzionale quindi rende nota la sua decisione con uno strumento che è la sentenza, che può essere di accoglimento e quindi riconosce la norma illegittima e la cancella definitivamente dall'ordinamento, oppure può essere di rigetto, cioè se ritiene che la norma è conforme al testo costituzionale e quindi rimarrà vigente. Poi il giudizio sui conflitti, quindi il secondo compito della Corte Costituzionale è quello di giudicare sui conflitti. In questo caso la Corte Costituzionale ha una funzione di arbitro, cioè giudica a chi compete la funzione legislativa, se compete a determinati organi dello Stato, oppure allo Stato o alla Regione, se c'è un conflitto tra Stato e Regione, oppure a quale Regione spetta questa funzione se c'è un conflitto fra Regioni. La Corte risolve il conflitto e decide a quale organo spettano le attribuzioni oggetto di contestazione. E vediamo invece gli ultimi due, il giudizio di ammissibilità sul referendum e l'accusa nei confronti del Presidente della Repubblica. Partiamo dal giudizio di ammissibilità. La Corte si pronuncia sulle richieste di ammissibilità del referendum abrogativo di leggi ordinarie o parti di esse. La Corte, cioè, deve verificare se è stato rispettato l'articolo 75, che non consente il referendum per determinate materie, cioè materie tributarie, di bilancio, di amnistia e indulto, di autorizzazione a ratificare i trattati internazionali. Infine il giudizio di accusa. In questo caso la Corte Costituzionale ha funzione di giudice penale nei confronti del Presidente della Repubblica che è stato messo in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune per i reati di attentato alla Costituzione e di alto tradimento. In tale occasione, ai 15 giudici che abbiamo visto, che fanno parte della Corte Costituzionale, si aggiungono altri 16, che sono cittadini, detti togati, scelti da un elenco presente nel Parlamento e rinnovato ogni 9 anni. Ma qual è l'efficacia delle decisioni della Corte? Le norme dichiarate costituzionalmente legittime dalla Corte Costituzionale perdono efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale. La norma illegittima viene cancellata dall'ordinamento, la sentenza della Corte è inappellabile e la decisione della Corte viene comunicata al Parlamento e ai consigli regionali perché provvedono a colmare il vuoto legislativo provocato dalla cancellazione della norma. E infine vediamo qual è il procedimento di revisione e di integrazione della Costituzione. L'articolo 138 indica la procedura di revisione costituzionale. Ciò avviene mediante le leggi costituzionali e precisamente leggi di revisione costituzionale quando bisogna modificare, è necessario modificare la Costituzione. E leggi costituzionali per integrare la Costituzione. L'iniziativa naturalmente spetta al Parlamento o al Governo. Vediamo quali sono le caratteristiche di questa procedura di revisione costituzionale e chiamata nel gergo tecnico anche procedura aggravata. Consiste in una doppia approvazione a distanza di 3 mesi l'una dall'altra. Inoltre, la legge risulta approvata solo se nella seconda votazione si raggiunge la maggioranza assoluta, il 50% più 1. Viene sottoposta entro 3 mesi al referendum popolare e se l'esito è positivo, la legge entra in vigore. Se trascorsi 3 mesi il referendum non viene richiesto, la legge entra comunque in vigore. Se la seconda votazione avviene con maggioranza di 2/3, allora la legge è approvata definitivamente, quindi non c'è bisogno di sottoporla al referendum popolare e può essere promulgata dal Presidente della Repubblica. Grazie per l'attenzione e alla prossima lezione.